un polo di attrazione culturale che continua a richiamare presenze anche da fuori regione e dall'estero, centro storico, monumenti e numerose iniziative organizzate nel corso dell'estate e anche in altri periodi per dare impulso alla promozione turistica. La riapertura dell'Anfiteatro Romano di Larino agli eventi serali rappresenta un'ulteriore risposta lungo un percorso avviato con determinazione e progetti concreti. Una cornice suggestiva per accogliere spettacoli teatrali, musica e altre proposte, ricordando una storia millenaria custodita in un territorio da scoprire. Posti limitati e pubblico entusiasta della riapertura dell'anfiteatro. Nel cartellone la commedia scritta e diretta da Pierfrancesco Pingitore e Nerone contro Petronio e una lunga carriera da regista, sceneggiatore, drammaturgo e autore, dalla Compagnia del Bagaglino ad altre esperienze. Prima volta in Molise, prima volta qui a Larino e soprattutto prima volta in questa magnifica struttura che è questo anfiteatro di età Flavia, quindi del primo secolo dopo Cristo, e che mi lascia veramente strabiliato per la sua bellezza. La location davvero suggestiva. Assolutamente suggestiva. Noi abbiamo fatto un altro spettacolo al Teatro Romano di Ostia Antica, che è un bellissimo teatro, ma questo ha un'altra struttura e comunque sono sempre testimonianze di un'epoca così fondamentale per la storia dell'umanità. L'amministrazione guidata dal sindaco Pino Puchetti ha voluto investire sulla promozione del centro frentano, anche in un contesto di rete con le realtà associative e i comuni del territorio, per creare un circuito virtuoso capace di richiamare turisti e visitatori. La riapertura agli eventi serali dell'Anfiteatro Romano è stata possibile grazie all'accordo tra Comune Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, diretta da Dora Catalano, direzione artistica affidata alla Frentagna Teatri. La commedia di Pingitore ha seguito il concerto del trio Simone Sala, Pierluigi Sbarbato e Oreste Sbarra. Il 19 agosto, sempre all'anfiteatro, appuntamento con un'orchestra di 11 elementi con musiche di Ennio Morricone e Nicola Piovani. Altri due eventi teatrali sono in programma il 16 e il 24 agosto al Palazzo Ducale, con Maya e l'amore al tempo degli dèi. Dopo 10 anni finalmente restituiamo alla comunità questo gioiello, questo monumento importantissimo per Larino, che tra l'altro testimonia l'importanza che Larino ha nella storia. Lo restituiamo alla comunità per spettacoli serali, teatrali e musicali. Così spettacolare in questo posto, così suggestivo, ci sono tutti gli elementi che hanno caratterizzato sia il cristianesimo e sia la romanità in tutti i suoi aspetti. Rivedere allestiti in questo luogo un palcoscenico sul quale si legge Senatus Populusque Romanus significa riscoprire anche un poco l'antica appartenenza ad un grande mondo che ha caratterizzato non solo la nostra cultura, le nostre leggi, la nostra civiltà.